Vangeli non ha ancora ottenuto tale privilegio. E auspico che la nostra Accademia, con gli studi che vorrà promuovere su questo intellettuale dell'illuminismo napoletano, possa sostenere presso le istituzioni competenti, con autorevolezza, la realizzazione di una simile impresa. Filoni di studi sull'ermetismo e sulla magia rinascimentale, inaugurati dal Barnard Institute di Londra all'inizio del secolo scorso e negli anni 60 dai lavori di Eugenio Galeni, Tullio Gregori e tanti altri studiosi italiani e stranieri, riportavano alla luce grandi personaggi del Rinascimento come Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Bernardino Teresa, Girolamo Cardano, Tommaso Campanella, Giordano Bruno, Gian Battista della Porta, su cui il positivismo ottocentesco aveva calato un grossolano e un rozzo velo di oblio, perché costoro, essendosi interessati di magia, non erano degni di attenzione da parte di studiosi e scienziati. In realtà Gian Battista della Porta, l'altro nome tutelare ancora della nostra Accademia, ritenuto fino all'avvento del positivismo uno dei maggiori alchimisti e scienziati europei, aveva indagato già in pieno Rinascimento i fenomeni naturali nell'ambito di una visione ermetico-magica dell'universo, dove i cosiddetti mirabilia della natura erano interpretati da lui secondo leggi esistenti nella stessa natura, come sosteneva anche Teresio, ovvero secondo coordinate e regole allora ritenute precise, esatte e scientifiche. Scrittore prolifico, fu accompagnato di un'opinione popolare della fama di mago nell'ambiguo significato sia di magia naturale che di magia cerimoniale, anche se il suo disegno fu demagificare la magia, nel senso che le tradizioni magiche sono pratiche naturali e vanno liberate dalla superstizione e dal demonismo. Fu famoso negli ambienti scientifici di tutta Europa per le sue sperimentazioni e per la molteplicità dei suoi interessi. Alla stregua di molti uomini del Rinascimento, come Leonardo da Vinci, tra l'altro Leonardo, pensate, muore 16 anni prima che nascesse appunto della Porta, si occupò di numerosi saperi e inventò principi di alcuni oggetti che appartengono al nostro quotidiano. Si interessò di scienze della terra, vulcanologia, terremoti, salinità dell'acqua marina, fiumi, piogge, eccetera. Spaziò dall'astrologia alla matematica, dalla fisionomica alla metroscopia, la mnemotecnica, la scrittura segreta, alla distillazione, alla coltivazione delle piante, costruzione di castelli e di fortezze, di ottria, di fazione. Fu scrittore di teatro, a cui si ascrivono ben 21 tra commedie e tragedie, e utilizzò questo genere letterario anche per fare satira politica. Tutte queste opere, ne mancano solo tre, sono tornate alla luce proprio grazie all'accennata edizione nazionale, che è stata presieduta da ultimo da professore Maurizio Torrini, che sarebbe stato sicuramente il nostro socio onorario se non fosse venuto a mancare proprio la settimana scorsa. Il Della Porta fu un rapporto epistolare e personale con l'intellettuale più famoso del suo tempo, con Campanella lo riteneva il suo maestro. Giordano Bruno provava la visione ermetico-magica dell'universo. Con Paolo Sarpi condivideva tutti gli interessi scientifici, ma anche combattere le velleità salutistiche dei papi. Ebbe intensi rapporti, addirittura con il candidato Enrico Borromeo, che desiderava ospitare tutti i volumi da lui pubblicati nell'allora erigenda biblioteca Ambrosiano di Napoli. Aveva in comune con Torquato Tasso la protezione del cardinale Luigi d'Este, che intervenne nel mitigare la pena pronunciata nel processo inquisitoriale subito a Roma nel 1574, ma per l'inquisizione rimase sempre in odore di stregoneria e necromanzia. Come inventore, pensate, ideò la camera oscura, l'antenata della fotografia,
lavorò a Venezia alla costruzione di un specchio parabolico e escogitò attraverso la costruzione di un tubo il principio del telefono. Per parlare, diceva, a miglia di distanza. Concepì un rudimentale codice per un linguaggio di segnali luminosi con le fiaccole. Scoprì nuove forme di alambicchi ancora oggi in uso. Inventò il principio del frigorifero con un sistema di camere per la rifrigerazione dell'aria. Inventò addirittura, pensate, le bombe a grappolo, cioè quelle che furono state usate dagli americani per la guerra di Vietnam. Invitato dallo stesso Federico Cesi, entrò a far parte dell'Accademia dei Lincei e fu nominato viceprincipe della colonia lincea napoletana. Inventò il cannocchiale. Suo amico e avversario, rivendicò a se stesso. Galilei, infatti, l'avrebbe solo, come scrive una lettera da Federico Cesi, accomodato, con cui ha scoperto i satelliti di Giove. Per la sua fama di mago sperimentale ed alchimista, fu invitato addirittura a Praga alla corte di Rodolfo II, ma egli rifiutò per l'età avanzata. Introdusse per primo a Napoli le idee e il metodo della spagiria di Paracelso, che costituì una vera rivoluzione nella storia della medicina. Egli aveva individuato l'applicazione della chimica alla chimica dei fenomeni patologici, il terreno fertile su cui poteva ricadere la parte della ricerca alchemica orientata alla medicina. Egli non è mai stato medico, né si considerava tale. Tuttavia, moltissime sue ricerche, soprattutto quelle legate alla taumatologia, rientrano a pieno titolo nell'ambito dell'ars medica, come i suoi studi sulla distillazione e sulla coltivazione delle piante. Le stesse ricerche alchemiche, contenute nella magia naturalis, perseguono il benessere fisico della persona con rimedi di carattere farmacologico. Nel 1560, come ha detto l'amico Bevillo, fondò a Napoli l'Accademia dei Segreti della Natura. Non mi dilungo perché ha già parlato lui, ma una caratteristica di questa accademia era quell'idea che doveva essere ammessa solo chi aveva scoperto qualcosa di nuovo sulla natura. Aderì anche all'Accademia degli Oziosi, di cui ha parlato molto bene anche lo stesso Bevillo, per cui risalto a parimente. Viaggiò molto, ma soprattutto viaggiarono nei suoi studi, i suoi libri, quasi tutti in latino e tradotti immediatamente in italiano, inglese, francese, tedesco, come avvenne per la magia naturale e per la romana fisiognomia. Le cui edizioni originali sono tuttora presenti nelle principali biblioteche europee e a tante di altri continenti, addirittura, pensate, in Giappone. La sua fama di mago e di scienziato fu tale che a Napoli non c'era biblioteca pubblico o privata che non avesse almeno una delle sue opere. Tale fama si secretò, come ho accennato, con la furia iconoclasta del scientismo positivistico che, se da un lato spazzò via molto ciarpane, buttò con l'acqua sporca anche il bambino. Il metodo di Della Porta è affidato alla compilazione di summe, nel senso medievale del termine, che consiste nello stilare per ogni singola scienza una sorta di enciclopedia. Non fu un semplice compilatore, ma un redattore cosciente del sapere che da allora acquisì. L'umana fisiognomia, termine usato per designare la scienza che deduce la psicologia delle persone dalle caratteristiche corporee, soprattutto del volto, costituisce infatti una sintesi completa di tutte le elaborazioni su questa dottrina della fisiognomica, a partire dalla fisiognomica osserva Aristotele fino al Rinascimento, attraversando gli autori greci, romani, arabi e medievali. Questo testo ha ispirato i lavori di Lavater nel 1772, ha influenzato la nascita della frenologia di Gallo nel 1810, che è il padre della moderna neuropsicologia e delle neuroscienze cognitive, ed ha pesato sulla nascita dell'antropologia criminale di Cesare Lombroso. Purtroppo, in maniera riduzionistica, il nostro è noto a molti solo per questo motivo. Ma anche nel mondo di Sacro,
principe di San Severo, si riteneva un secolo dopo un suo discepolo sia per l'alchimia sia per le numerose scoperte da lui effettuate. Man mano che San Gnomonio, nonostante il tentativo di innamorarsi a memorie del positivismo ottocentesco, nonostante fosse una materia solo congetturale, è sopravvissuto perché ha regolamentato e consacrato in un rigido sistema tassonomico le tipologie dei caratteri umani. Ad esempio, secondo l'immaginario collettivo, codificato anche dai dettami della fisionomica, un leader deve essere necessariamente assomigliare a un leone, re della foresta, e quindi presentare fronte e mento quadrato, naso pronunciato, labbra sottili e dritte, spalle larghe e un bocco ben piantato. E questo metodo comparativo con gli animali è applicato a tante altre tipologie caratteriali. Non a caso l'opera è dedicata in particolare ai pittori, ritrattisti, che a partire dal Rinascimento utilizzano gli schemi fisionomici per adattare le forme della persona da rappresentare ai desideri del committente, secondo l'immagine che il committente vuole offrire di sé. Ma le stesse tassonomie tipologiche vengono adottate anche da romanzi italiani ed europei, soprattutto dell'Ottocento, come Dickens, Balzac, Dumas padre e figlio, Dostoevsky, Manzoni, Mastroianni, eccetera, per rappresentare appunto i nuovi personaggi. Tutti i personaggi dei Promessi Sposi infatti sono rivestiti con i caratteri fisici e psicologici descritti dalla fisionomica e della volta. Dopo un silenzio durato una settantina d'anni, il nostro venne riscoperto da una delle prime esposizioni dal Centre Pompidou di Parigi negli anni 70 e successivamente agli studi di Louise Clerc della Princeton University e dal Paparelli dell'Università di Salerno. Dal 1986, anno di un importante convegno svolto a Vico Guenzi su promozione dell'Istituto Universitario sul Rosso da Venire in Casa, nel 2015 c'è stato anche un altro, studi, ricerche e convegni sono moltiplicati ogni anno, promossi da molte istituzioni, tra cui l'Accademia Nazionale dei Lincei, a Federico II dell'Orientale di Napoli, la Sorbona di Parigi, l'UCLA di Los Angeles, la Chicago University, e addirittura l'Università Gente di Ungheria. Oggi, nuove suggestioni ed approcci alle opere di Della Porta arrivano dagli studi di semiotica, dalle ricerche sulla psicologia delle passioni e degli affetti, dall'antropologia per quanto concerne l'ambito dell'occulto, della stregoneria, della magia e della demonologia, ma utilizzando il codice fisionomico ed alchemico, nuove analisi sono state promosse in ambito artistico e letterario, come già riferito. Oggi non esiste un volume di storia della scienza che, trattando del Rinascimento, non citi Della Porta, che è diventata la pietra miliare della nostra cultura, della nostra storia culturale e scientifica, direi soprattutto napoletana. Anche se la nostra Accademia, per motivi solo organizzativi, è ripartita in tre sezioni scientifiche, l'insegnamento più importante che arriva dal nostro autore rinascimentale è certamente combattere la parcellizzazione del sapere che caratterizza la nostra cultura in nome di una visione più complessiva dei fenomeni naturali a servizio dell'uomo.